Ha chiesto di intervenire la consigliera Meleo del Movimento 5 Stelle. Sì, grazie. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri e l'amministrazione tutta di Roma Capitale. E colgo l'occasione, perché ancora non l'ho fatto pubblicamente, di augurare un buon lavoro a tutti noi per questo nuovo inizio di consigliatura. Si apre quindi un nuovo quinquennio, e con una forza che si appresta a gestire questa città meravigliosa ma sicuramente molto complessa. Una città che è profondamente diversa da quella che avevamo accolto noi nel 2016. Una città quindi che consegniamo al nuovo sindaco con un'amministrazione sicuramente migliore. Un'amministrazione che ha ritrovato lo spirito e la voglia di lavorare per il futuro, di ricostruirsi dopo gli anni opachi dell'inchiesta nota come Mafia Capitale, di inchieste su mazzette, corruzioni e similari. L'amministrazione capitolina oggi è qualcosa di diverso, fortunatamente, e quegli anni sono ormai distanti. Quindi una città che di fatto è ripartita neanche dalle macerie, è ripartita da zero. Quindi oggi Roma è una città dove è possibile programmare, dove abbiamo quindi riattivato tanti schemi di programmazione su tanti settori della nostra città, dai lavori pubblici, dai trasporti, e dopo ci ritornerò. Tutto questo non c'era nel 2016. Quindi io, diciamo, come consigliera di Roma Capitale sono molto orgogliosa di aver contribuito a questo processo nei passati 5 anni. È chiaro, i problemi da risolvere sono ancora tanti, questo senz'altro, ma per rifondare una città non bastano 5 anni, serve un lavoro strutturato su più e più quinquenni. E sicuramente gli anni che insomma si apprestano ad arrivare, ci sono occasioni molto importanti per la città, l'abbiamo ricordato più di una volta: il giubileo del 2025, il tema, la candidatura alla Expo 2030, che darà una prospettiva di sviluppo nuova, speriamo, a un asse importante della città, che è quello di Roma Est, dell'asse Tiburtina, insomma, e auspichiamo che questo tipo di progetto possa essere proseguito per la candidatura, quindi per la discussione della candidatura. E ovviamente abbiamo anche tutte le risorse legate al piano della Next Generation EU e quindi al PNRR. Allora, proprio per questo io, diciamo, che mi aspettavo delle linee programmatiche un pochino più di dettaglio, e di fatto quello che ho letto sono delle linee programmatiche che proseguono quello che è di fatto il programma della campagna elettorale. Sicuramente ci sono tanti elementi ed obiettivi di buon senso che possiamo senz'altro tutti condividere: una città più sostenibile, più verde, dove ci si muova più facilmente, ci mancherebbe anche che non la volessimo. Però, diciamo, da queste linee ci aspettavamo forse di vedere l'impronta di questa nuova giunta, di questo nuovo organo esecutivo. L'impronta è quindi come voler realizzare le cose in maniera molto più pragmatica. Ringrazio comunque il sindaco per averci riconosciuto l'impegno fatto in tanti settori della città. Prima lei citava il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Però ecco, vedo che quindi, rispetto alle linee programmatiche, di fatto non c'è nulla di nuovo. Diciamo, portiamo avanti degli slogan e io non ho capito, ripeto, in quale direzione si voglia lavorare. Sui punti più importanti, sulle sfide più importanti, lei ha citato tante attività che era stata improntata proprio dall'amministrazione precedente, tutti i progetti e le opere sulle grandi infrastrutture per la mobilità, ad esempio. Questo è il lavoro che, tra l'altro, io personalmente avevo seguito anche per un periodo nella precedente consigliatura. Quindi, diciamo, quello che io mi aspetto per i mesi a venire è che sicuramente il lavoro si faccia concretezza, si faccia quindi, diciamo, una materializzazione di tutti i buoni propositi contenuti in queste linee programmatiche, e sicuramente tutto il Consiglio, opposizione inclusa, lavorerà su questo, ovviamente col senso critico e con la competenza acquisita nei 5 anni precedenti. Questo per dirvi che tutto sommato la precedente amministrazione, così come l'ex sindaco, non era proprio una minaccia per questa città o una pietra d'inciampo, come è stata definita più volte pubblicamente anche da esponenti politici a livello regionale e a volte anche nazionale. Comunque, entro un pochino più nei dettagli. Ho guardato, diciamo, dal punto di vista dei lavori pubblici, che è un tema che ho seguito nei 2 anni precedenti.
Mi ha un po' stupito il fatto che non ci fosse una sezione dedicata proprio alle linee programmatiche per quanto riguarda i lavori pubblici. Ho soltanto visto in maniera frammentata, diciamo, alcuni riferimenti sulla necessità di rifare i marciapiedi, e ci mancherebbe anche che non sia condivisibile questo come obiettivo, oppure l'introduzione di strumenti specifici come ad esempio il BIM per facilitare la progettazione. E poi ho avuto degli approfondimenti da parte del sindaco sul fatto, su questi piani che sono stati messi sul campo, quindi 2 milioni in più per rimpinguare gli accordi quadri attualmente esistenti, che sono quelli in esaurimento, perché ricordo poi che ci sarà, a breve partirà un accordo quadro triennale di manutenzione ordinaria a strade, che ho anche seguito io personalmente, del valore di 200 milioni di euro, insomma, che spero sia un lascito importante per questa città. I 2 milioni comunque è un tipo di operazione che si fa ogni anno di questo periodo, si guardano le economie e poi si danno ai servizi più importanti della città. Quindi, diciamo, su questo di straordinario c'è poco, però sicuramente è bene che si faccia anche l'ordinario. Ho letto poi dell'accordo con ANAS, questi famosi 5 milioni per rifare le strade. Ora, per gli addetti ai lavori, sindaco, 5 milioni è niente. Sono forse due strade o 3-4 rattoppi di grandi strade. Quindi di fatto stiamo parlando di un'operazione che io personalmente non so neanche se valga troppo la pena mettere sul campo, perché da serve tutto, servono 5 milioni, serve ANAS, però noi abbiamo fatto come amministrazione negli ultimi 2 anni una quantità di gare di manutenzione straordinaria a strade molto importante, tanto che avete 30 cantieri di manutenzione straordinaria a strade che stanno per partire, e quindi spero che anche questo sia un lascito che abbiamo dato alla città, che potrà dare il suo contributo, diciamo, al miglioramento della pavimentazione stradale. Poi sarei anche curiosa in realtà di vedere come si è giustificato questo accordo con ANAS, perché se si dichiara che le strade sono pericolose, le strade che dichiarate pericolose vanno chiuse al traffico di norma. Quindi, diciamo, sarebbe poi interessante andare a vedere anche quello che dice nel dettaglio questo accordo con ANAS. Comunque, sicuramente poi vedremo nel futuro se tutta l'attività di programmazione che abbiamo messo sul campo, riattivato quindi questo ciclo di manutenzione, poi sarà proseguito, ma io non ho dubbi, insomma, che questo lavoro impostato poi sarà portato avanti. Sul fronte della mobilità, che è un'altra delega di cui mi occupai negli anni precedenti, diciamo, abbiamo fatto un grande lavoro con questo PUMS, e ripeto, ringrazio di nuovo il sindaco per aver dichiarato di voler proseguire con questo piano, un piano che è stato molto articolato, ha previsto, diciamo, il coinvolgimento di tanti portatori di interesse, un piano tra l'altro che adesso è stato sottoposto anche a VAS, quindi anche questa è una procedura piuttosto complessa, e adesso è pronto appunto per essere approvato dall'Aula. E il PUMS è un piano importante perché ha definito la visione della città in termini di mobilità da qui ai prossimi 10 anni. Ed non è rimasto poi tra l'altro un libro dei sogni, come c'era stato detto. Ha anche scaturito diverse attività di progettazione. 5 opere sono già state finanziate. Il sindaco forse se ne è dimenticata una nel ricordare quelle che sono già finanziate. Quindi, oltre alla tranvia di Palmiro Togliatti, alla tranvia da stazione Tiburtina a Verano, alla tranvia Giardinetti, che avrà un prolungamento a Tor Vergata, e alla funivia Magliana, è stata anche finanziata la funivia Casalotti. Un'opera su cui abbiamo lavorato, in cui è presente già un'analisi delle alternative possibili, in cui c'è di fatto un'analisi costi-benefici, ha avuto tutto questo un ok da parte del Ministero e quindi abbiamo ricevuto il finanziamento. Per cui, diciamo, questa mancanza di quest'opera nell'elenco fatto dal sindaco mi preoccupa. E spero, insomma, che si ragioni anche sulla necessità di non distruggere un qualcosa che peraltro è stato suffragato da un'analisi seria, tecnica e fatta dalle nostre aziende partecipate, le stesse che oggi lavorano con voi. Quindi, diciamo, questo, diciamo, è importante. E oltre a questo abbiamo anche analizzato i flussi di traffico, quindi c'è anche una serie analisi trasportistica che ci dice come per quel quadrante la soluzione migliore sia proprio questa funivia. Io lo riepilogo a tutta l'Aula perché, insomma, voglio entrare nel tecnico, non giocare soltanto a fare l'opposizione, perché non è mio interesse, però, insomma, è stato fatto un grande lavoro e mi auguro che anche questo sia portato avanti, anche perché per modificare il PUMS bisogna poi ripassare in VAS, quindi non so neanche se una presa di posizione politica poi possa effettivamente essere portata avanti praticamente.
Poi, ripeto, ci sono tanti altri progetti che abbiamo messo sul campo, c'è un pacchetto di 7 progettazioni tram che abbiamo avviato con un accordo quadro, sfruttando i fondi tra l'altro di progettazione dati dal MIMS, quindi c'è un patrimonio di progettazione che non c'era mai stato prima in città. Considerate che io, la prima volta che ho messo piede nell'assessorato ai trasporti, era il luglio del 2016, aprendo i cassetti non ho trovato niente di tutto questo, anzi, il primo giorno in assessorato ho ricevuto la visita della Guardia di Finanza e sono stata tutto il giorno con la Guardia di Finanza, quindi diciamo è stato un inizio all'epoca sicuramente abbastanza frizzante. Poi, diciamo, lei sindaco ha anche parlato di una serie di attività per la manutenzione delle metropolitane, quindi la gara sui nuovi treni, del telecomando, la revisione straordinaria dei treni. Questa è tutta un'attività frutto del lavoro della precedente amministrazione, anche qui sono contenta che si vada avanti con tutte queste attività di investimento necessarie ovviamente per ammodernare e per garantire sicurezza. E questo ci tengo a rimarcarlo perché investimenti di questa portata nella città per il nostro ferro non erano mai stati fatti e infatti scontiamo dei gap manutentivi talmente grandi che adesso i sistemi sono in crisi. Tutta questa attività di revisione straordinaria andava iniziata almeno nel 2010 per essere diciamo allineati coi tempi, però insomma questo è storia, quindi guardiamo al futuro e guardiamo a quello che possiamo fare per la città. Fermandomi sul fronte dei trasporti, io vedo che non si è detto nulla su un'azienda importantissima della nostra città che è ATAC. Perché dico questo? Perché diciamo il percorso in cui ATAC è stata inserita è quello di un concordato preventivo in condito aziendale in cui è stato inserito un piano industriale di rilancio serio che chiaramente, a parte il periodo del Covid che ha messo un po' in crisi tutte le aziende del trasporto pubblico a livello nazionale, comunque è un piano che stava funzionando, un piano tra l'altro che ha previsto, che attraverso il quale abbiamo messo in strada 900 nuovi autobus in soli 5 anni, quando nei 10 anni precedenti al 2016 ne erano stati acquistati soltanto 350. Con ATAC abbiamo anche assunto nuovo personale, nuovi autisti, nuovi tecnici, nuovi operai, insomma abbiamo diciamo rimontato le officine mobili, insomma c'è stato fatto un lavoro veramente molto molto importante, però quello che ho visto è che di ATAC non si parla. Allora io mi chiedo, e la domanda poi che voglio fare a tutta la giunta e al sindaco, che vogliamo fare con ATAC? Perché quando c'è stato il referendum sulla messa a gara del servizio, una parte del PD era d'accordo a mettere a gara il servizio, quindi è importante adesso andare a capire cosa ci vogliamo fare. Parliamoci quindi con i sindacati, parliamoci con i lavoratori. Se c'è questo spettro della messa a gara, io penso che sia un qualcosa che vada esplicitato all'interno di linee programmatiche. Se non è così, insomma, si lavorerà in continuità con quello che abbiamo messo sul campo. E peraltro ho visto anche che si parla di unificazione dell'Agenzia per la mobilità comunale e regionale. Anche su questo io onestamente ho dei gravi dubbi di funzionamento, perché tra l'altro Roma Servizi per la mobilità ci fa programmazione, ma insomma non entro nei dettagli perché non è questa la sede, però anche su questo dovremmo avere dei chiarimenti. Vado velocemente in chiusura col tema dei rifiuti. E io sindaco ho visto da come ha esposto diciamo il suo intervento che insomma si è reso conto dei problemi cronici ormai stratificati da decenni che ha questa città, non soltanto tra l'altro questa città, l'intera regione Lazio, per il tema della carenza degli impianti. E diciamo che chiaramente tutto il puzzle che voi state costruendo, quindi chiediamo ad Aprilia, andiamo a Viterbo, parliamo con Acea, sono tutte attività che anche noi abbiamo fatto, diciamo non siamo stati proprio dei fessi in questo senso, no? Quindi se i problemi li denunciavamo è perché erano reali, non perché volevamo piangerci su noi stessi. Quindi io quello che dico, sindaco, non so chi le ha suggerito in termini comunicativi di fare come primo atto, ancor prima di avere la giunta, di annunciare e di illustrare un piano straordinario di pulizia della città. Sarà molto pericoloso, un boomerang a livello comunicativo. Perché? Perché ovviamente i problemi poi insomma sono emersi. Quindi insomma io credo che al di là poi degli annunci spot fatti anche con questo piano straordinario di pulizia, quello a cui si debba tendere è arrivare al risultato. Peraltro diciamo il problema vero non è tanto la raccolta, come già abbiamo detto, ma il tema degli impianti.
La raccolta sì, sicuramente AMA, come tutte le altre aziende partecipate, penso nazionali, ha sicuramente delle sacche su cui si può recuperare efficienza ed efficacia, di questo ne sono certa, però ho dubbi che si possa fare attraverso degli strumenti come gli incentivi. Io ho quindi con me l'accordo sindacale. L'accordo sindacale parla di dare incentivi a chi riduce l'assenza per malattia del 10%. Io su questo sindaco ho forti dubbi, anche perché si tratta di utilizzare le risorse pubbliche in maniera scorretta, perché se ci sono false malattie non vanno abbattute attraverso soldi pubblici, quindi incentivi con soldi pubblici, andrebbero abbattute attraverso denunce presso le sedi opportune. Comunque, io chiudo qui il mio intervento dicendo che il gruppo del Movimento 5 Stelle sicuramente darà il suo contributo a questa nuova consigliatura, contributo di dettaglio, concreto, diciamo basato sui fatti e sui contenuti. Quello che faremo quindi è dare tutta la disponibilità che possiamo, ripeto, anche sfruttando le competenze che abbiamo inevitabilmente acquisito in questi 5 anni, sarà un'opposizione chiaramente che non farà sconti, ma sicuramente collaborativa. Grazie. Grazie.